per cercare di, con poche risorse economiche, quelle di cercare di creare una bella notte bianca. La cosa che mi dispiace è che è stata un po' macchiata dalla scelta di alcuni commercianti di non aprire, non si sa per quale motivo, ma il risultato di oggi è la dimostrazione di quello che si è fatto, di gente che ha voluto credere fortemente a questa serata, ci ha messo il cuore, ha messo tutte le energie per poter realizzare tutto ciò. Una notte bianca, quella che si è svolta ieri sera a Partenico, da analizzare, che ha messo in evidenza lati positivi su cui però è opportuno riflettere. Indubbiamente c'è stato un grande affollamento di persone, molte arrivavano dai paesi vicini lungo la parte centrale del Corso dei Mille. Secondo i dati della Questura, le presenze sono state inferiori nettamente a quelle degli altri anni, ma si tratta di dati molto approssimativi. Comunque per una sera il paese ha avuto un sussulto di vita. L'organizzazione del comitato ha permesso di avere diversi punti di interesse con 5 palchi dove si è fatta musica, di grande qualità quello di Piazza Duomo con lo spettacolo presentato da Massimo Minutella. Ma nessuno dei 5 punti è stato super affollato perché la gente ha preferito passeggiare lungo il Corso dei Mille, come ad evidenziare la voglia di godersi il paese per una volta non dormiente. I meno seguiti sono stati i musicisti che si sono esibiti in via Francesco Crispi, dove i commercianti hanno confermato lo sciopero preannunciato chiudendo i negozi per protestare contro l'amministrazione. Una serata dunque che dovrebbe essere analizzata per coglierne e valorizzarne gli aspetti positivi, che comunque non possono essere giudicati esaltanti. Comunque è comprensibile la gioia dei rappresentanti dell'amministrazione che in un periodo in cui il panorama per loro è totalmente buio, questa notte bianca ha rappresentato bagliori di luce, simili però a stelle comete, luminose e brevi. No, sono veramente soddisfatto, soddisfatto perché la tensione di tutto il giorno è stata massima. Per dare una dimostrazione della nostra apertura, della nostra vicinanza anche nei confronti dei commercianti di Francesco Crispi, con i quali avevamo anche dialogato, ma praticamente non hanno risposto alla nostra, fra virgolette, anche provocazione nei confronti loro, proprio per quello che abbiamo fatto oggi. Ma l'importante è che c'era chi gufava contro, che diceva che oggi doveva esserci tempesta, che doveva esserci pioggia. È stata una serata meravigliosa, la gente veramente ha affollato il corso e tutte le strade vicine. Mi ha estranizzato anche la presenza di grande pubblico in via Francesco Crispi, dove la gente si guardava attorno e diceva come mai questi negozi sono chiusi. E ha affollato i negozi che sono aperti, quei pochi negozi di via Francesco Crispi che sono aperti, li ho anche fotografati, erano pieni di gente. C'è stata grande sinergia tra la Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine, che colgo l'occasione di ringraziare, perché veramente hanno avuto un impegno non indifferente con la gestione di migliaia di persone che grazie a Dio hanno popolato Partenico questa giornata. Può essere stata questa una prova generale per riprovarci non soltanto per una notte bianca l'anno? Sì, sicuramente ci stiamo pensando. Non è facile comunque organizzare una manifestazione di tale dimensione, abbiamo bisogno di supporto. Se la gente ci supporta non mancherà il nostro impegno e la nostra disponibilità. Intanto siamo amareggiati perché stamattina avevamo creato le condizioni per smettere questo attrito che c'era fra i commercianti di via Francesco Crispi e l'amministrazione. Noi non ce l'abbiamo, anzi chiediamo scusa se in questo recente passato abbiamo commesso qualche defiance. Però il discorso che stamattina abbiamo voluto dimostrare con la presenza del presidente Aiello, dell'assessore Albiolo e di quei operai del Lato, del Verde, della Polizia Municipale che ci hanno collaborato e di tanti cittadini che ci hanno dato le indicazioni come fare questo investimento che tu mi chiedi, Federico, perché noi diciamo facciamo divertire la gente, facciamo risollevare l'armonia in questa città. L'armonia in questa città nasce e si può sviluppare come? Con l'investimento anche e soprattutto dei privati.